Buongiorno Lodini e buongiorno Lodine, ma non solo buongiorno Lodine, auguri a tutti i papà del gruppo e auguri a tutti quelli che si chiamano Giuseppe nel gruppo. Giuseppe, Giuseppe, Giuseppa e tutte quelle che... Giusi, Giusi, Giuseppa, ne abbiamo tutte, quindi un augurio speciale a tutti. Mentre vi collegate, dopo voglio sapere i papà. Cosa mangeranno di buono quest'oggi? Nel frattempo, io oggi rispondo. Ecco qui, state arrivando. Quindi dicevo, auguri a tutti i papà presenti all'interno del gruppo, Giuseppe, Giuseppe, tutti quelli che... Allora. Perfetto, sto controllando se, per essere certa che siamo in diretta. Ci siamo. Così, facciamo così, così magari vediamo anche i commenti. Allora, le alghe. Oggi Luisella ha fatto una domanda importante per quanto riguarda le alghe. Prima, ovviamente, parlando con lei, abbiamo capito se... Il suo obiettivo era buongiorno Maria. Erano le alghe dal punto di vista di dimagrimento, le alghe dal punto di vista dell'alimentazione e il suo obiettivo è capire, lei conosce molte alghe e voleva capire come introdurre e le caratteristiche dei valori tronutrizionali delle alghe commestibili. Allora, quindi, sono vari gli usi delle alghe? E sono vari non solo gli usi, le caratteristiche. La prima cosa certa è che se noi prendiamo come considerazione un'alga, per esempio già solo la wakame, noi ci renderemo conto che ha 4 calorie. Quindi mettiamo così, dal punto di vista calorico le alghe non sono un problema, ma le alghe di solito vengono utilizzate per alcune caratteristiche. Quindi vi viene in mente per esempio la kombu che spesso mettete nelle zuppe, quella che mettete spesso nei minestroni, o nel sushi viene utilizzata quella che si chiama la nori, ma allo stesso tempo dopo vengono utilizzate la rame, la spirulina. Buongiorno anche Carmine. Ecco, abbiamo un papà a cui dare gli auguri oggi. Quindi mi vengono in mente anche la kiki, che è utilizzata con pasta, riso, quindi sono varie le cose. Quindi tendenzialmente abbiamo detto che le alghe hanno circa 4 kcal, quindi non dobbiamo preoccuparci dal punto di vista calorico, dice, quindi perché si introducono spesso le alghe nell'alimentazione? Le alghe si introducono per delle caratteristiche che sono differenti, allora, da tipo a tipo. Mettiamo così, innanzitutto partiamo dal distinguere le alghe in brune, rosse e verdi. Quelle brune sono quelle ricche sostanzialmente in iodio, potassio, vitamine, antiossidanti. Quindi tra esempio, proprio perché la wakame l'ha presa in considerazione. Ciao Giulia! La wakame l'ho presa in considerazione proprio perché dal punto di vista calorico è particolarmente in quelle che sono i minerali, quindi contiene dello ferro, dello zinco, delle vitamine B e questa si consuma spesso per esempio nelle insalate, nelle zuppe, ma anche in alcuni casi come contorno. Buongiorno anche a Concetta. Quindi vanno a lavorare in alcuni casi, alcune di queste sono un po', si usano anche nei sintomi del reflusso. Dopo abbiamo la kombu, che la kombu è quella che viene utilizzata per i brodi, è quella che trovi spesso anche quando si cuoce il seitan, viene spesso introdotta, quindi ha una caratteristica, anche queste sono delle alghe brune. Tra sempre le alghe brune, quelle che ho nominato prima, abbiamo l'arame. L'arame serve per insagoprire, per saltare le verdure in padella. E dopo abbiamo detto la kijiki, che sono tutte e due anche queste per insaporire. Quindi tendenzialmente hanno delle caratteristiche completamente differenti dalle altre, ma la cosa principale, come dicevamo, è che
praticamente sono ricche di minerale. Per esempio, quella che ho detto prima, la kijiki, è ricca di ferro e di calcio. Chi se l'aspettava da un'alga? Eh sì, mentre diciamo così, quella che conosciamo spesso e molti voi spesso lo usano è quella che è la kombu, che molti la usano insieme nella cottura dei legumi per evitare il gonfiore. Questa è la più usata di tutte, sicuramente. Dopo abbiamo anche delle altre alghe che abbiamo detto che sono rosse. Qui hanno ovviamente, allora il contenuto proteico è minimo, però comunque vengono utilizzate nella cucina macrobiotica anche per quanto riguarda il contenuto proteico. Queste è minimo, nel complesso può far la differenza. Tra le alghe rosse, buongiorno anche a te Claudia, alcune le andiamo ad operare normalmente con alcuni dolci. Spesso vi capiterà di sentire in alcuni dolci che c'è l'agar-agar. Serve per addensare l'agar-agar. Quindi esattamente l'agar-agar è un'alga rossa, come lo è anche la dulse e la nori. Abbiamo detto che la dulse è ricca, no, non l'ho ancora detto. Buongiorno anche Valeria. La dulse è anch'essa ricca di ferro, quindi le caratteristiche sono prevalentemente legate ai minerali. E dopo abbiamo l'alga nori che sono ricche di vitamina A, di vitamina C, di calcio, di tiamina, quindi tutta una serie di vitamine che le caratterizzano. E dopo abbiamo le alghe verdi, come ad esempio la spirulina, del quale che queste già vengono utilizzate come integratore. Spesso anche nel gommasio troviamo la spirulina. Quindi viene utilizzato di solito più come integratore, più come introduzione, anche se esiste tempo fa, ne avevamo parlato con Dora, c'è della felicia, mi sembra che sia una pasta che ha della spirulina e dei legumi, mi sembra. Mio spirulina e legumi, buongiorno Franca. O spirulina e legumi o spirulina e grano arso. Se non sbaglio, forse è spirulina e grano arso, perché lei mi aveva detto che questo tipo di pasta l'aveva trovata in Puglia prevalentemente, perché c'erano, se ricordo bene, c'erano dei grani pugliesi. Quindi mi sembra che sia del grano arso perché l'ho associato così. Metto dopo, l'ho cercata da altre parti e non l'ho ritrovata perché era prodotto proprio col grano pugliese. Quindi in questo caso la spirulina si usa. Buongiorno anche a te, Paola. Quindi si usa più come tonico, come rivitalizzante, come lavora anche un po' sul sistema immunitario. Quindi nel momento in cui dovessimo decidere di introdurre quelle che sono le alghe nella nostra alimentazione, come abbiamo detto prima, la parte che possiamo sicuramente trascurare è la parte calorica, hanno delle 4-5 calorie, quindi sono veramente minimo l'apporto calorico. Mettiamo così, anche sono dal punto di vista proteico erano 0,3 grammi, sono veramente minime, anche se spesso si parla dell'apporto proteico delle alghe e dell'apporto in aminoacidi. Rispetto sicuramente a degli altri alimenti, sono un apporto inferiore. Nel complesso, magari di un'alimentazione un po' più vegetale o macrobiotica, buongiorno anche Teresa, in quel caso possono fare la differenza. Domanda, ma voi le conoscete già le alghe? Oltre a quella che mangiate di solito con il sushi, conoscete le alghe? Le avete già provate? Forse qualcuno l'ha provata, anche col sashimi spesso si trovano. Maria, no? La nori è quella classica del sushi. Forse dicevo qualcuno di voi, mi sembra di aver già sentito che usa la kombu. Vediamo se c'è qualcuno che è da tra di voi che usa la kombu. La kombu si usano dei piccoli pezzi di alghe e si mettono in cottura. Valeria, oh, Valeria, no. Si mettono in cottura direttamente insieme ai legumi. No, a me non piace quella del sushi, ok? Quella è la nori, devi sapere, Paola. Diciamo che si mettono in cottura e così delle persone che hanno fastidi digestivi, utilizzando questo tipo di associazione, evitano di avere il gonfiore. Quindi provala in questo caso, per esempio, sai di avere il gonfiore, provala
li trovi nei negozi specializzati sicuramente, dovessi decidere di acquistarla. Mi viene in mente forse tipo Natura Sibiu, Bottega, le trovate. E ci sono anche tutti quelli che sono gli ingredienti che servono per fare il sushi. Quindi, tranne Paola, che è l'unica che in questo momento ha assaggiato le alghe, tutto il resto nulla. Ciao Valeria, buona giornata. Allora, quindi io la mangio solo con il sushi, ok? Infatti ne ero certa che questa fosse la più comune, quella che quasi tutti hanno già assaggiato e gustato. Tendenzialmente le alghe, molto spesso, la prima cosa che ho chiesto quando mi è stata fatta la domanda qual era l'uso delle alghe, perché le alghe, in particolare alcuni tipi di alghe, vanno a lavorare. Ecco, una cosa importante, controindicazioni. Perché ci sono. Primo detto che alcune alghe stimolano il sistema immunitario, quindi se io ho dei farmaci immunosoppressori non posso adoperarle. Quindi sono comunque degli alimenti, ma vanno a interferire alcuni farmaci. Dopo abbiamo detto che, per esempio, alcune tipo la rame come alga è particolarmente ricca di iodio, quindi magari non è indicata per tutti, perché per chi ha problemi di tiroide deve farci un po' più attenzione. Sicuramente la prima che mi verrebbe in meno in mente di consigliarvi è magari di provare la combo mentre all'interno dei legumi. Così l'effetto classico del legume per chi ha di solito questi fastidi migliora. Oggi vi faccio, mentre parliamo di questa cosa, vi faccio un'altra domanda. Quindi, cosa avete cucinato oggi o preparato di dolce per i papà? O se ci sono dei papà, cosa mangeranno di dolce o di particolare quest'oggi, che è la festa dei papà e di San Giuseppe? Quindi tutti i Giuseppe qui, stavo guardando, di Giuseppe oggi non ce ne sono. Quindi non posso dire se festa, non posso chiedere se festeggeranno. Se avete preparato dei dolcini o se, cioè, boh, lo scopriremo. Allora, niente dolcini oggi. Quindi niente extra per il 19 marzo. Vabbè, in effetti ci stiamo preparando la Pasqua, giusto? Tra un po', meno di 15 giorni. C'è la Pasqua. Allora, quindi vi vengono delle altre domande rispetto all'argomento delle alghe? Le conoscevate già, oltre a chi mi ha detto qualcosa? O mentre ne sto parlando, avete dei dubbi del qualcosa, qualche informazione in più da voler chiedere? Dopo chiediamo anche a Luisella se ho risposto all'informazione, se vi aspettavate di avere un apporto calorico magari maggiori anche da quello che è l'utilizzo delle alghe. Buongiorno anche Gabriella. Buongiorno quindi appuntamenti prossimi. Presto vi darò la data della prossima Walk in Florence. È ufficiale, la primavera è qui, da Pasqua è ufficiale, la primavera è qui, quindi faremo la prima Walk in Flowers in primavera, dopo Pasqua, quella abbiamo già dato con quella di marzo abbondantemente, ci stiamo asciugando da quello che era il quantitativo di acqua, anzi scherzando avevo detto, praticamente abbiamo... Se eravamo proprio come dei fior di loto immersi all'interno dell'acqua comunque. Ci siamo nutriti. Buongiorno Anna Maria. Ci siamo ritrovati con l'acqua in tutto il corpo, forse il busto è rimasta l'unica parte asciutta. Quindi
Quindi, come il fior di loto che mette i semi nell'acqua, ne avevamo i piedi nell'acqua con l'ultima walking flowers. Quindi, la prossima walking flowers primaverile dovrebbe essere un po' più, anche se l'unica dell'anno dove ha piovuto, dovrebbe essere un po' più, mettiamo così, piacevole anche all'insegna del caldo, ma sappiate che tutti ho ricevuto l'attestato per il gruppo Flores alle radici del benessere. Dopo ve lo pubblico, abbiamo ricevuto l'attestato di partecipazione per la Just the Woman I Am come gruppo Flores alle radici del benessere. Quindi l'ho ricevuto in questi giorni, quindi vi condividerò dopo l'attestato perché tutti insieme abbiamo fatto questa doppia prova, quella di fare un percorso di beneficenza, un qualcosa per aiutare le altre donne, ma insieme, tutte insieme, abbiamo fatto qualcosa in più. Ci siamo divertite. Abbiamo fatto anche superato la sfida pioggia, pioggia, ma non classica pioggia, una pioggia importante, direi, lungo tutto il percorso. Allora, quindi, se non ci sono delle altre domande, io vi direi che vi do appuntamento a venerdì prossimo per quanto riguarda la prossima Flores in pillole. E vi ho detto che c'è una news, dai che presto, mi raccomando che presto. Vedrete nella prossima news, nella prossima, mettiamo così, può essere non voglio dire troppe news, come lo dico, c'è qualcosa di nuovo che si sta preparando e io non sarò l'unica protagonista, ma insieme a me chi ci sarà? Boh, secondo me non ve lo aspettate. Ora concordiamo la data, vi faremo sapere. Cosa facciamo e quando? Ciao Lotini, ciao Lotine e buona giornata a tutte. Ciao!